Benedetto colui che viene nel nome del Signore. O Ibra, o Ibra, Ibra cadabra, su vien da noi. Fratelli Rossoneri, amici della YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. Allora, ragazzi, innanzitutto voglio rispondere ai miei utenti, che io voglio bene a tutti, per l'amor di Dio. Che cazzo mi continuate a scrivere quando faccio un video ironico? Ironico, che io ero fantasticato, che ho letto sul televideo, ho fatto adesso, non c'è un cazzo da dire. Cioè, c'è questa sosta di merda in queste giornate noiose, uggiose, capito? Se vedo, dico vedo una cagata che ho letto sul televideo, dico merda, Ibrahimovic, ci mando. Inutile che mi scrivete, non viene nessuno, lo so! È inutile che mi scrivete sotto come se date. Se pensate che io sono così imbecille da andare a pensare che il Milan piglia Mertens, Ibrahimovic, cose che quel deficiente di Gazzi. Oh! Scusate, mal di pancia. Di quello lì non vuole neanche. Vuole addirittura un ragazzo sotto mi ha scritto: a marzo ci sarà una firma che praticamente i tetti del Milan devono essere a 3 milioni. Ma stiamo scherzando o stiamo parlando seriamente, ragazzi? Stiamo scherzando o stiamo parlando seriamente? In monte ingaggi del Milan a 3 milioni. E quando cazzo ci ritorni neanche nel Champions League, in Europa League? Quando ci ritorni? Facciamo la fine dell'Arsenal allora, che facciamo? Allora, Elliot, io ti dico una cosa, puoi andare anche a fare in culo, puoi andare, capito? Perché prendi, vendi, perché ho capito che ci vuoi marciare e guadagnare su di noi. Ma se ci vuoi portare nell'astrico, giusto perché ti vuoi fare il tuo stadio di merda te lo ficchi nel culo perché sto a giocare a San Siro, vendilo, svendilo, fai quel cazzo che vuoi a qualcuno che c'ha invece intenzione di vincere, che tira fuori sti cazzo di soldi e ci riporta in alto. Perché senza soldi non vai da nessuna parte, ok? Senza soldi non si va da nessuna parte, quindi se non sei in grado, vendilo a qualcuno, ci sarà un compratore al mondo pieno di soldi che magari dice ma si butto via questi soldi qua, ok? E lo vendi. Comunque, tornando a voi, quindi è inutile, ragazzi, che mi scrivete tante non prendete nessuno, lo so! È inutile che me lo continuate a ribadire, lo so, ok? E dai che cavolo, perché vedete, io sono sempre educato con tutti nelle risposte, però se mi scrivete queste cose qua, ma non mi conoscete, secondo voi vado a pensare che Milan prende questi qua. È già un miracolo se questo qua, se arriva questo qua al Milan, cosa che io, cioè nella mia testa so che non viene, in cuor mio ho quella piccola speranza, ma tanto comunque sia con la politica che abbiamo, questo non viene, è inutile che la Gazzetta non sa che cazzo scrivere oggi, ci mette in prima pagina questo qua. Comunque facciamo finta che ci sono possibilità che arrivi. Sulla seconda pagina invece, sulla seconda pagina, vedo come l'hanno appostato praticamente nello schieramento del Milan. Come sarebbe nel Napoli, come sarebbe nel Bologna. Non mi frega un cazzo il Napoli e il Bologna. Vediamo un attimo nel Milan. Addirittura con Çapanoglu, Suso, dai, ora che mi vergogno. Çapanoglu, Suso e Ibra davanti. Ok. Me lo mettete davanti prima punto. Ibrahimovic, già quando aveva 20 e qualcosa anni, che è arrivato Mancini nell'Inter, l'ha messo prima, l'ha messo per i tifosi dell'Inter, se lo ricordano, quando è arrivato Mourinho che va a giocare col tridente, con i due laterali alla punta, con Ibrahimovic davanti, non rendeva un cazzo. Infatti poi subito è tornato col 4-3-1-2 e Mourinho ha fatto gli sfracelli. Ibrahimovic è uno che se ritorna, devi dirgli, ascoltami, Zlati, dici Zlati, vai dove cazzo vuoi, fai quel cazzo che vuoi, tirami sulla squadra, fatti dare il pallone e pensaci tu, punto. Con Ibrahimovic era diventato anche uno forte come Nocerino. Nocerino alto 1,20, scarsissimo con i piedi, gli davano la palla e gli diceva: ascolta, tu sai fare una cosa, Noce, prendi e corri, buttati dentro che la palla ti arriva in corso. Questo prendeva, quando vedeva Ibra che prendeva palla, si lanciava 200 all'ora in corsa e la palla arrivava precisa, precisa, precisa sulla corsa e questo qua andava in porta col pallone. È uno che devi dire: vai dove cazzo vuoi, gioca dove cazzo vuoi, senza nessun problema, capito? Ma non a fare il punto di riferimento. Ma voi immaginate se Ibra giocherebbe dove ha giocato Higuaín, Piontek e tutti gli altri che abbiamo avuto, che non gli arriva un pallone? Ma questo veramente ci ammazza mezza squadra. Ok, ci ammazza mezza squadra. Se dovesse arrivare, deve giocare prima cosa con i due punti. Suso, questo qua non lo vorrebbe neanche vedere. Ibrahim c'è uno che aveva preso schiaffoni pato, che aveva una media, un gol altissima, aveva preso schiaffoni pato. Cioè, quindi non ci dimentichiamo di chi è Ibrahimovic e di come gioca Ibrahimovic, ok? Poi, oddio, detto questo, oggi ho letto, qualcuno mi ha scritto che siamo interessati a un tale che sono andato a vedere su YouTube. A parte che se vai a vedere gli highlights di YouTube sono tutti forti, un certo Xhaka, Xhana dell'Arsenal, un giocatore grosso, imponente di colore, non mi sembra neanche che c'ha due brutti piedi, centrocampista in uscita dall'Arsenal.
Io quello che continuo a dire, come avevo detto ai tempi quando abbiamo preso quel cesso di Rebic, dobbiamo prendere un terzino destro, non una seconda o prima punta, e tutti rastrelli non capisci un cazzo. Adesso meno male che stiamo recuperando Conti, ma non abbiamo avuto il terzino nelle prime 10 partite, giocava senza terzini, senza un terzino destro. Quindi per cui un centrocampista centrale di spessore che si chiami Matic, che si chiami Xanax, come cazzo si chiama, noi abbiamo bisogno di un centrocampista centrale in mezzo al campo di spessore. Bennacer torna a fare la mezzala, che sta crescendo Bennacer, lo riportiamo nel suo ruolo, che secondo me è giovane, comunque ha ampi margini di miglioramento. Lo portiamo mezzala, Jack dobbiamo recuperarlo, sperando che non sia quello dell'altra sera, e dobbiamo comunque prendere una punta davanti, che sia Ibra o non sia Ibra, ma noi davanti uno ci serve, punto e stop. Se veramente vogliamo salvare un pochettino sta stagione, uno davanti a noi ci serve. Cioè non ragazzi, perché io Rebic per me è un cesso, anche se l'ultima partita ha fatto bene. Però o lo metti 3-4 partite da titolare fisso, ormai Piontek è un bidone dell'immondizia, non farlo più giocare, metti Leao e Rebic. Sempre se Leao non taccheggia. Cosa taccheggi? Cosa taccheggi? Già è difficile giocare a pallone, cosa taccheggi? Comunque, io metterei le due punte con Leao e Rebic ancora da qua, almeno 3-4 partite e vediamo che cazzo succede. Ok, anche se non è che su Rebic sono molto fiducioso. Comunque peggio di così non possiamo fare con Piontek. Peggio di così con Piontek non possiamo fare, quindi. Poi, oggi esce un video, mi ha chiamato il mio amico Jacopo di Ottone99 che mi ha detto: dai Ale, fai un video e lo metti sulla mia pagina, così voglio fare un video sul Milan, sulla situazione del Milan. Per chi è interessato, guarda, lo dovrebbe pubblicare, non so che ora, verso le 2 di pomeriggio, ha detto, più o meno, dal mezzogiorno alle 3 di pomeriggio, di Ottone99, così vedete che cosa penso del Milan, le mie, a parte che già le conoscete la maggior parte dei miei utenti. Vedete le mie riflessioni, cosa ha funzionato, cosa ha funzionato, nulla, cosa non ha funzionato dall'inizio dell'anno. Capitolo magliette. Le magliette di Pioli. Le magliette di Pioli. Sto rispondendo a tutti. Stiamo raggiungendo il numero che volevo io. Adesso quando c'ho il numero, vi ho già risposto a tutti. Vi dirò il prezzo, perché adesso con il mio socio, con il ragazzo, con Marco Di Michele. Ciao Marco, che saluto. Dove abbiamo fatto praticamente, ha fatto lui questa maglietta qua, me l'ha portata per regalo ai tempi. Poi abbiamo visto che me la chiedevano, abbiamo deciso di venderla. Vi diremo tutti i prezzi, cercando di non farvi spendere tanti soldi, di stare in uno standard comunque che conviene sia a noi che a voi. Continuate a scrivermi via mail sulla cosa della maglietta. Voi continuate ad iscrivermi, oltre a iscrivermi al canale, a scrivermi per la maglietta, che rispondo a tutti naturalmente. E niente, vi dirò il prezzo, se il vostro portafoglio conviene la prendete, se no ragazzi siamo amicissimi come prima. L'importante è che mi continuate a seguire il Rasta Restelli sul suo canale. Detto questo, capitolo, abbiamo parlato di Ghiottone, ho parlato del capitolo di Mertens e compagnia bella che non arriveranno mai, ho parlato di Xanax lì, del cazzo ho parlato, volevo parlare di un'altra cosa, di Cristiano Ronaldo. Iniziano i primi problemucci, ho visto in casa Gobucci, andiamo a pagina, lo dico subito, oggi addirittura siamo davanti alla Juve, Ronaldo scopre la prima crisi, 8-9, io mi chiedo una cosa, ma la Juve questi 30 milioni, vabbè che dicono che li ha recuperati, ma 30 milioni all'anno sono tanti, ci sono anche, c'è anche le tasse e tutto quanto, cioè sono 60 milioni diventano all'anno per un giocatore, ma ora l'alieno sembra umano, ma Ronaldo sa come ripartire. Allora, partendo dal presupposto che Ronaldo comunque ha un anno in meno di me, quindi quest'anno va per i 35 anni con l'anno che viene, secondo me l'anno prossimo Ronaldo andrà via dalla Juve, io ne sono convinto che Ronaldo andrà via, e comunque secondo me conviene anche che la Juve, che Ronaldo vada via, tanto comunque i soldi li ha recuperati con Ronaldo. Se non dovesse vincere la Champions, ma anche se la dovesse vincere, in ogni caso secondo me la Juve farebbe bene a Ronaldo a liberarsene, e vi spiego perché. 30 milioni innanzitutto sono tanti, ormai vai per i 36, cosa ti tiene un giocatore fino a 40 anni a dargli tutti quei soldi lì senza vincere quello che devi andare a vincere? Secondo me se la Juve non vince la Champions, per me Cristiano Ronaldo, io se fossi la Juve, come sei arrivato adesso te ne puoi anche andare. Se fossi, cioè prenderei un interesse con quei soldi lì, li do a qualcuno più giovane e che ha ancora più fanno. A parte che lui è un professionista esemplare. Comunque, se non dovessi vincere la Juve, io sinceramente con quei soldi lì, insomma, ci sono dei giocatori che stanno nascendo, tipo Mbappé, Neymar no, ma tipo Mbappé, che io punterei molto più su uno come Mbappé che tenermi Cristiano Ronaldo, se fossi nel tifoso della Juve. Cazzi loro. Saluto.
Valerio Narducci, Alessandro Lelli, un bacione a tutti e due ragazzi. Continuiamo a iscriverci al canale YouTube. Clic 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 clic. Campanella degli aggiornamenti, prego. Clic 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 clic. Un bacione dal Rasta, ragazzi. Ci sentiamo stasera che c'è la lavagna del Rasta stasera, la lavagna del Rasta. Ciao a tutti.